Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi come ospite un collega, ma soprattutto un amico da una località molto calda e a differenza dei precedenti video dove gli amici colleghi parlavano da Londra e da Mosca, sicuramente non località così calde come invece Boavista, dove vedo già Filippo delle Donne. Ciao Filippo, come stai? Ciao Gianluca, tutto bene? Buonasera a tutti. Un abbraccio Gianluca dalla calda, come dicevi tu, calda Boavista. Una giornata splendida a livello climatico, quello come sempre, un po' diversa da ieri. E, insomma, lo sai anche tu. Bene, grazie. Sì, anche qui la temperatura è ottima, c'è un cielo bellissimo, però il momento è veramente difficile. Prima di entrare negli argomenti, Filippo, se puoi raccontarci chi sei, cioè di cosa ti occupi, dove sei, l'abbiamo detto, insomma, Boavista, Repubblica di Capoverde, Arcipelago di Capoverde, ma soprattutto da quanto tempo vivi lì? Grazie. Sarò molto schematico perché tu mi chiedi di essere sempre schematico, quindi sarò schematico. Filippo delle Donne, 41 anni, abito a Boavista, sono originario di Piacenza e abito a Boavista da 15 anni. Praticamente sono sposato con una bellissima ragazza qui, lei è dell'isola di São Vicente, e con lei sto aspettando il secondo figlio. Quindi ti avevo dato l'annuncio in una nostra chiamata con i tuoi collaboratori, se ti ricordi, la gravidanza sta andando avanti, quindi tutto bene, tutto a posto. Fantastico, congratulazioni Filippo. Bene, quindi 15 anni è un tempo ragionevole per conoscere molto bene il mercato immobiliare, ovviamente, il settore di cui ti occupi, ma anche le usanze, il clima, non inteso in senso meteorologico, e le persone. Ci vuoi raccontare per favore ad oggi, voglio precisare che questo video è registrato il 20 marzo alle ore 16 e qualche minuto in Italia, ci vuoi raccontare ad oggi cosa il governo ha messo in atto sia in termini sanitari e in termini economici eventualmente per fronteggiare l'emergenza coronavirus? Allora Gianluca, oggi stamattina, in realtà ieri sera alle 11 è arrivata la conferma del primo caso di Covid-19 all'interno dell'hotel Rio, dove c'è questa persona, un turista inglese di 62 anni, che è ospite alla Rio dal 9 marzo. È arrivato il test, è positivo, tutto l'hotel è in quarantena, circondato da polizia e esercito, che non fa entrare o uscire nessuno se non i turisti che hanno il biglietto di rientro, perché le varie ambasciate stanno organizzando dei voli di rientro da Capoverde per far rientrare le persone, anche con l'appoggio delle compagnie Eneos e Blu Panorama. Quali misure, mi ha chiesto il governo, quali misure ha preso? Guarda, innanzitutto c'è da fare una specifica. Ovviamente qui la percezione di ciò che stava succedendo era molto diversa, se non per noi italiani, che ovviamente abbiamo i nostri cari lì e quindi siamo connessi H24. In realtà la vera paura, tra virgolette, è arrivata da ieri con la conferma della presenza, perché sai, fino a quando non ti danno conferma di un caso positivo, c'è sempre il dubbio, succederà un altro, tu continui a fumare fino a quando non ti diagnostico un tumore. Ecco, oggi le persone hanno preso davvero consapevolezza, usano le mascherine, il governo, da quando è iniziata tutta questa avventura, tante persone hanno criticato, io mi rendo conto che si trovano ad affrontare qualcosa di più grande di loro, come noi ci siamo trovati in Italia ad affrontare qualcosa più grande. Lo vediamo, questo virus sta mettendo in crisi tutto. In realtà, secondo me, non hanno fatto delle mosse sbagliate, cioè hanno bloccato subito i voli dall'Italia, okay, e hanno lasciato aperto gli altri paesi, perché ovviamente dovete pensare che un paese è basato sul turismo, ok, e
se i tour operator sarebbero stati i tour operator e i paesi di partenza a bloccare l'uscita delle persone. Non puoi mettere un paese di fronte a una scelta se non dare da mangiare al suo popolo o se rischiare il coronavirus. Dovrebbe essere stato, visto che ci definiamo, spesso l'Africa viene definita il terzo mondo e tanti si considerano più intelligenti, secondo me sono state fatte delle scelte a questo proposito veramente da egoisti, cioè riproteggevano le persone su Capo Verde, che mi rendo conto che ci sono degli equilibri economici, ma qui ci rendiamo conto che, a parte che l'economia va a pezzi, in realtà bisognava tutelare la salute, tutelare questo posto che fortunatamente fino a ieri non aveva nessun caso positivo. Adesso hanno bloccato tutti i voli, primo intervento fino al 3 aprile, quindi Capo Verde è in quarantena, nel senso non si può entrare nell'arcipelago, anche dall'America, anche dal Brasile, da tutte le parti. Scusami Filippo se ti interrompo, quindi fino a ieri gli unici voli in entrata bloccati erano quelli provenienti dall'Italia, ma già da una decina di giorni più o meno. Oggi da nessun paese partono voli per Capo Verde, possono atterrare nell'arcipelago. Questo è il secondo giorno e da oggi anche Boavista è in quarantena all'interno di Capo Verde. A Boavista non si può né andare né venire, se non gli aerei internazionali, quindi non tra le isole, internazionali, che riportano, arrivano vuoti e riportano i turisti ai paesi di origine, ok? Quindi poi c'è stata una conferenza nel quale il presidente di Boavista, della Camera Municipale di Boavista, che a mio avviso ha preso la cosa molto seriamente, l'ha presa come deve essere presa, il governo ha messo subito ha chiuso le scuole, ha messo subito la chiusura dei ristoranti, questo è tutto in Capo Verde dopo le 9 di sera, e oggi invece, da oggi abbiamo visto, leggevo prima il suo paese, devo finire di leggerlo bene, però mi sembra di aver capito che inizia proprio la quarantena a casa, cioè rimarrà aperto solamente le farmacie e i negozi alimentari. Il governo ha messo subito un decreto nel quale è punibile con la prigione è l'aumento dei prezzi. Quindi, scusami Filippo, state adottando di fatto delle normative allineate a quelle che stiamo vivendo in Italia, giusto? Esatto, direi che sono contento che lo Stato anzitutto ha chiesto a tutta una serie di rappresentanti della piccola e media impresa un incontro nel quale ci ha chiesto dei suggerimenti da fare, perché oggi il grosso problema, Gianluca, è sì il sistema sanitario, che come tutti i paesi non è pronto a reggere una cosa di questo genere, ma soprattutto in un'isola basata tutto sul turismo, come riuscire a gestire l'emergenza lavoratori. Gli hotel di punto in bianco si trovano senza il cash flow derivante dai turisti. Questo tra diretto e indotto blocca una chiusura totale degli stipendi. Attualmente il governo deve ancora dire in che modo supporterà le imprese, cioè aiuterà le imprese a far sì che non licenzino le persone, ma che, in poche parole, da quello che penso, si sta creando un welfare entro impresa, lavoratore che rimarrà a casa fino alla fine di questa emergenza, e lo Stato. Lo Stato ha già detto che garantisce comunque i servizi luce, acqua, comunicazioni, non sono in pericolo, e quello per un'isola è fondamentale. Quindi stiamo vedendo questo. Le navi merci possono arrivare, quindi i rifornimenti non sono in discussione. Dal mio punto di vista, anche se tanti criticano, ma comunque avrebbero criticato sempre, stanno gestendo la situazione con lucidità, non facendo delle cazzate come sono state fatte in Europa, ma guardando gli esempi
dei paesi che sono già stati colpiti da questa catastrofe. Ok. Grazie Filippo, molto bene, sei stato veramente chiaro e ci hai raccontato quanto sta succedendo, anche perché i clienti nostri, i vostri investitori sono comunque magari non preoccupati, però hanno bisogno di informazioni precise. Spesso i giornali, adesso non voglio accusare niente, nessuno, ma riportano informazioni in ritardo o distorte. La volontà invece di creare questi video è proprio quello di avere un'informazione diretta, eventualmente aggiornata ed implementata. Ti faccio una domanda, ma secondo te i capoverdiani saranno come noi un po' furbetti nel non rispettare le regole o saranno ligi e precisi? La risposta è una sola. Qui il poliziotto fa il poliziotto, cioè è il poliziotto che gli dici le persone non devono girare, le persone non girano perché sa che il poliziotto gli ricorda che non deve girare. No, messaggio chiarissimo. Probabilmente anche noi in Italia avremo bisogno di maggior rigore proprio per l'incapacità di rispettare le regole. Allora Filippo, chiaramente il nostro è un canale che parla di settore immobiliare, che è il lavoro che da un po' di tempo ci accomuna, insomma, ci ha fatto anche conoscere. E mi puoi fare per favore un quadro della situazione del mercato immobiliare a Boa Vista, soprattutto, magari concentriamoci, o se vuoi anche parlare di altre isole, fino a 10 giorni fa, una settimana fa, e senza peraltro avere sfera di cristallo, perché le previsioni poi sono sempre pericolose, secondo te cosa potrà succedere una volta smaltita l'emergenza? Bene, allora, differenza, cerco di essere rapido. Emergenza, cioè prima del coronavirus, solito tran-tran. Investitori che volevano redditività fissa e certezza di capitali. Io ero appena ritornato dal nostro tour dove abbiamo trovato nuovi azionisti, e gente che voleva comprare fondamentalmente il casa per venire a svernare, per poi affittare durante l'inverno e fare un investimento a medio-lungo termine. Il mercato classico stava andando bene, i prezzi stavano salendo perché c'era tanta richiesta, c'era una buona richiesta, il mercato era proprio sano, era perché le case si affittavano, quindi era un mercato sano con una giusta redditività. Questo periodo ha bloccato tutti i piccoli investitori. Per piccoli intendo le persone che non fanno degli investimenti la loro attività. Ok, quindi giustamente la persona che ha 65 anni, che stava comprando casa perché poi in pensione sarebbe venuto qua d'inverno, adesso rimane un attimino lì attento e dice: aspetta un attimo Filippo, vediamo cosa succede adesso. Perché? Perché l'incertezza, non sappiamo effettivamente dove andremo a finire. Ok, però da qualche parte andremo a finire. Se uno investe pensa che andremo a finire bene, ok? Quindi. Però, d'altro canto, è un momento, e questo è un mio pensiero, ma di tanti investitori, di opportunità. Cioè, io sono qui, quindi vedo direttamente, so che ci sono tanti immobili che adesso magari vengono messi in vendita da persone che sono le stesse persone, la stessa tipologia di persona che in Italia è spaventata adesso e non investe, pur avendo lì risparmi, con quello che sta succedendo in borsa, eccetera, no, lui li tiene lì senza paura, senza investire nell'immobile all'estero. Lo stesso tipologia di persona oggi che aveva investito l'appartamento mi chiama e dice: ascolta Filippo, adesso con questa cosa mio figlio, l'azienda non si sa dove va a finire, vendi quello che prendi, prendi. Quindi è un momento di opportunità, e infatti proprio in questo momento mi stanno contattando investitori di livello più alto, che sono dei businessmen, delle persone, alcuni li chiamano avvoltoi, invece sono quelli che regolano il mercato, quando c'è chi vende c'è qualcuno che compra. Ecco,
Io li chiamo regolatori di mercato, perché soddisfando la cosa tra domanda e offerta il mercato trova il suo equilibrio. E quindi io lo vedo come una terra di opportunità, e chi supererà questo periodo partirà alla stragrande. Quindi mi stai dicendo sostanzialmente che il risparmiatore, ovviamente in questo momento, ed è comprensibile, ha un approccio attendista, cioè sta tentando di capire cosa succederà. Chi invece è più professionalmente abituato, invece intravede grandi possibilità. Fra l'altro mi preme dirvi che qualche settimana fa ho registrato e caricato proprio sul mio canale un video dove parlavo di investimenti immobiliari a Boa Vista, estrapolando dei dati, come mia abitudine, con dei flussi turistici in crescita. Cioè un momento veramente favorevole per l'arcipelago e l'isola. Tutti gli indicatori erano super positivi. Quindi mi viene da pensare che smaltita, ripeto, l'emergenza e preoccupazioni conseguenti, probabilmente il trend potrebbe essere lo stesso, insomma, di crescita almeno. Dopodiché è chiaro che ne usciremo tutti con le ossa un po' rotte da questa vicenda, tutto il mondo, non solo l'Italia, Boa Vista, Londra o Russia o Stati Uniti, questo è chiaro. Assolutamente, assolutamente. Però il turismo continuerà a esserci, gli investimenti che sono stati fatti sono troppo grandi per essere abbandonati, quindi io penso che se verrà gestita bene, questa cosa avrà veramente dei riscontri positivi. Va bene Filippo, io ti ringrazio tanto, magari se ti va bene potremmo farci un'altra chiacchierata tra una settimana, 10 giorni, così potremmo aggiornare i nostri clienti, i potenziali clienti sull'andamento della... Gianluca, volentierissimo, sai che proprio io una settimana senza sentirti non ci resisto, quindi ti chiamerò prima. infatti è il mio poster in camera, giusto? Chiaro. Senti Filippo, ti ringrazio tanto, tanti auguri a tua moglie, alla tua famiglia e ci sentiamo presto. Ciao. Un grande abbraccio e potremmo dire noi c'eravamo.